Esercizio numero 7 del file problemi forza e campo elettrostatici. Abbiamo un filo lungo 8 metri, è di carica positiva 4 nanocoulomb, 5 cm sopra una lastra quadrata a 100 cm di lato, carica negativa a meno 50 nanocoulomb. A quale distanza dal filo il campo elettrico risultante è nullo? Risultante vuol dire la somma dei due campi elettrici, somma vettoriale, campo elettrico del filo e della lastra. Sopra o sotto al filo si trova questo punto dove il campo elettrico totale è nullo. Il risultato rientra nei limiti di validità delle formule utilizzate oppure no? Qui per sbaglio ho scritto numero 3, in realtà è l'esercizio numero 7. Vediamo il filo carico positivamente e la lastra carica negativamente 5 cm sotto. Disegniamo i campi elettrici del filo colorato in blu e il campo elettrico della lastra disegnato in rosso. Cominciamo da quello della lastra perché è più semplice. In quanto, almeno per brevi distanze dalla lastra, si tratta di un campo costante, uniforme meglio, cioè uniforme vuol dire che è uguale in tutti i punti dello spazio. Costante vorrebbe dire che non cambia nel tempo, in questo caso è più corretto dire uniforme. Inoltre è un campo elettrico rivolto verso la lastra, perché la lastra è di segno negativo. Quindi vediamo che disegniamo questo campo elettrico, queste frecce di colore rosso. È rivolto sempre verso la lastra, sia sopra il filo, sono queste frecce rosse, che nello spazio intermedio tra il filo e la lastra e anche sotto la lastra. Poi disegniamo il campo elettrico del filo con il colore blu. Stavolta si tratta di un campo elettrico che va verso l'esterno rispetto al filo, perché il filo è carico positivamente e diventa più debole allontanandosi. Vediamo infatti le frecce sono più grandi vicino al filo, più lunghe e più corte qua sotto dove ci troviamo più lontano dal filo. Ora che abbiamo riempito lo spazio sopra al filo, in mezzo tra filo e lastra e sotto alla lastra, con tutti i campi elettrici, andiamo a vedere dove è possibile che questi campi elettrici si annullino tra di loro a vicenda, in modo tale che il campo elettrico totale sia zero. Chiaramente non è possibile nello spazio intermedio, perché lì i campi elettrici sono entrambi rivolti verso il basso e quindi si sommano. Potrebbe accadere che si annullano sopra oppure sotto alla lastra, dove i campi elettrici hanno versi opposti. Per trovare il punto richiesto, cioè la distanza dal filo in cui questi campi elettrici si annullano perfettamente, dobbiamo scrivere prima le formule del campo elettrico del filo e della lastra e poi porre uguali i loro moduli. Campo elettrico del filo, sappiamo che è questa espressione qua, possiamo anche scriverla con epsilon 0, campo elettrico della lastra è quest'altra espressione. In particolare il campo elettrico del filo dipende dalla densità di carica lineare del filo, è logico, rapporto di causa-effetto, proporzionalità diretta, quindi più carica lineare, densità di carica lineare c'è sul filo, più sarà intenso il campo elettrico che fa il filo. La densità di carica lineare del filo è per definizione quanta carica c'è sul filo diviso la sua lunghezza, quindi 4 nanocoulomb su 8 metri di lunghezza fa una densità lineare di 0,50, quindi mezzo nanocoulomb al metro, cioè vuol dire che su ogni metro di filo, per esempio questo potrebbe essere un metro, ci sono mezzo nanocoulomb di carica. Passiamo quindi alla densità di carica superficiale della lastra sigma, che è definita come quanta carica sta sulla lastra diviso la sua superficie. Quindi meno 50 nanocoulomb, la lastra era un quadrato di un metro di lato, quindi un metro quadrato è la sua area. Quindi la densità di carica superficiale della lastra è meno 50 nanocoulomb al metro quadrato, cioè ogni metro quadrato di lastra contiene meno 50 nanocoulomb di carica. Anche qui c'è ovviamente una relazione proporzionale di causa-effetto, quindi più la lastra è densamente carica, sigma, e più intenso è il campo elettrico che genera nello spazio intorno. Poniamo quindi uguali filo, campo elettrico del filo e della lastra. Utilizziamo per esempio queste due espressioni qua, questa e questa. Facciamo le semplificazioni e calcoliamo l'incognita che è la distanza dal filo R. Ricordiamo infatti che R è la distanza dal filo, perché più ci si allontana dal filo e più è debole il campo elettrico del filo.
Inoltre nelle formule mettiamo sigma in valore assoluto perché noi stiamo lavorando con i moduli dei vettori, quindi valori positivi, non avrebbe senso metterci meno questo valore negativo, meno 50 nanocoulomb al metro quadrato. Quindi andiamo a sostituire i valori, troviamo questa distanza che è la nostra incognita, che viene 1 metro diviso 100 pi greco e alla fine fa 3,2 mm, circa 3 mm. Ora che abbiamo trovato la distanza dal filo, ci chiediamo ma sono 3 mm sopra o 3 mm sotto, perché da qui non si capisce se è sopra o sotto. Beh, naturalmente è per forza sopra, perché se fosse sotto andremmo a finire in quella zona intermedia tra filo e lastra dove abbiamo detto prima che i campi si sommano e non è possibile che si annullino tra loro, quindi è sicuramente sopra al filo 3 mm. A questo punto c'è da chiedersi un'altra cosa, cioè le formule che noi abbiamo utilizzato sono valide, potevamo utilizzarle, questo perché queste due formule sono approssimative, sappiamo che sono valide soltanto a breve distanza dal filo e dalla lastra. Noi le abbiamo usate prima dando per scontato di sì, che potevamo farlo perché non conoscevamo a quale distanza ci trovavamo dal filo e dalla lastra, infatti la distanza era proprio l'incognita. Era proprio l'incognita che abbiamo trovato, 3 mm. Ora che abbiamo trovato appunto questa distanza, andiamo a controllare a posteriori se rientra nei limiti di applicabilità di queste formule approssimative. 3 mm in particolare, la distanza dal filo, dobbiamo confrontarla con la lunghezza del filo. È vero che questi 3 mm è molto minore della lunghezza del filo, il filo sono 8 metri e quindi 3 mm è sicuramente molto minore di 8 metri. Quindi con la prima formula stiamo a posto, rientriamo abbondantemente nei limiti di applicabilità del campo elettrico del filo di questa formula qua. Passiamo alla seconda formula, qual è la distanza di questo punto dalla lastra? E sono 5 cm più 3 mm, 5,3 cm. E ci chiediamo se questi 5,3 cm sono molto minori rispetto al lato della lastra, dobbiamo confrontare con il lato della lastra che era 100 cm. 5,3 cm insomma non è poi così tanto minore di 100 cm perché 5,3 e 100 stanno nel rapporto 1 a 19. Ora non c'è un confine netto che è al di sopra o al di sotto del quale il valore è molto minore o non è molto minore del lato della lastra, questa distanza. Quindi il confine netto non c'è. 1 a 19, siamo intorno a 1 a 20, e 1 a 20, insomma, siamo proprio al limite. Non è chiaro se questa formula qui della lastra la possiamo considerare valida, oppure già comincia a mostrare degli scostamenti significativi rispetto al vero valore del campo della lastra, cioè il valore calcolato con questa formula approssimativa comincia a discostarsi dal valore vero, perché non stiamo più nell'ambito di breve distanza dalla lastra, breve distanza rispetto al lato della lastra, quindi è più no che sì, ci stiamo 5 cm vicino alla lastra, 5,3 se la lastra è quadrata di 100 cm, insomma più no che sì.